principale, come hanno già detto poi le colleghe, di questo progetto di legge è quello di fornire un'informazione, di fornire una garanzia ai produttori, informazione ai consumatori e garanzia ai produttori, riguardo a quello che è il pane fresco. E purtroppo ormai da parecchio tempo il consumatore si trova di fronte ad alcuni esercizi commerciali, essenzialmente poi parliamo della grande distribuzione, che in maniera furba dicono sforniamo pane caldo tutto il giorno, pane appena sfornato, e mentre il consumatore non si rende conto che quel pane non è pane fresco artigianale, ma è pane che deriva da prodotti decongelati, appunto di provenienza anche qui non sempre è certa e certificata. E questo è il punto sul quale secondo noi la legge si qualifica. La legge fa una netta distinzione fra quello, introduce una netta distinzione fra quello che è il pane vero fresco e il pane che vorrebbe chiamarsi fresco, mettendo alcune norme che obbligano l'esposizione fatta in maniera corretta e l'informazione fatta in maniera corretta rispetto ai consumatori, di modo che il consumatore potrà in questo modo scegliere consapevolmente. E questo era il punto principale della legge. Anche noi diciamo, in qualche modo siamo intervenuti con vari emendamenti, e alcuni sono stati accolti, altri un po' meno, e su questo ci differenziamo un attimo, perché mentre il progetto di legge fa leva sulla modernizzazione, a noi sarebbe piaciuto più fare leva sulla tradizione. Anche qui, quando si parla di forno artigianale regionale, noi avremmo meglio e ben distinto che cos'è un forno artigianale, che cos'è un forno di qualità e che cos'è un forno tradizionale. Questa parte, diciamo, propositiva del Movimento 5 Stelle non è stata accettata, ma diciamo, rimaniamo soddisfatti del fatto che il punto principale, comunque, che è quello della distinzione fra pane fresco e pane non fresco, rimane ben evidenziato. Un altro aspetto che ci preoccupava e che ci era stato segnalato durante l'audizione era quello di distinguere bene anche il pane artigianale, il pane fresco, è da quello che si chiama pane contadino. Cioè, il rischio che questa norma andasse però sia a informare i consumatori ma a bloccare alcune filiere che secondo noi sono importanti, in qualche modo con un emendamento nostro che è stato poi rielaborato rispetto alla dicitura, ma il concetto è stato inserito in legge, è che il pane contadino, cioè il pane prodotto all'interno dell'attività agricola, è fuori da questa normativa, perché su questo siamo già certi e sicuri che quello è un pane, diciamo, di qualità, e il pane contadino è importante perché introduce la filiera corta. Il pane contadino è quel pane prodotto dal contadino che si autoproduce i grani, poi lo fa molire magari in un mulino di zona e produce e vende il pane. Questo aspetto ci è piaciuto inserirlo anche in un ordine del giorno che è collegato al progetto di legge e che richiama anche una legge regionale che ad oggi non sempre è stata molto attuata, che è la legge 19 del 2014, che è quella che riguarda l'economia solidale. La Regione Emilia-Romagna ha riconosciuto l'importanza dell'economia solidale e in questo caso, secondo noi, bene si adattava all'argomento pane, perché l'economia solidale è quella che va a cercare di costruire e rafforzare reti locali di produzione e di consumo legato al prodotto locale, legate ad un prodotto sano e biologico, e legato al prodotto artigianale e ad un consumo consapevole. Il pane racchiude in sé tutti questi elementi, proprio perché spesso per i prodotti di alta qualità c'è una filiera locale, ci sono produttori agricoli e contadini che stanno reintroducendo la produzione di grani antichi e di qualità. Ci sono piccoli mulini locali che fanno la macinazione a pietra, ci sono bravi e buoni artigiani locali che con quelle farine producono dei pani. Attorno a questa filiera virtuosa si stanno creando appunto delle reti di economia, che a noi piace chiamare di economia solidale, che hanno attirato dei consumatori informati e consapevoli e hanno creato
e ricreato delle economie che sono importanti per gli agricoltori e sono importanti per gli artigiani. Quindi è importante questa sottolineatura, è importante il fatto che nelle giornate del pane, quindi nella parte informativa, si faccia informazione anche su questi aspetti, perché questo va a valorizzare comunque anche tutto il lavoro dei nostri artigiani. L'auspicio poi è che i comuni a questo punto hanno oggi in mano uno strumento importante e comincino fin da subito a fare opera di sensibilizzazione e opera di informazione presso i consumatori e presso gli esercizi commerciali, perché questa confusione fra pane fresco e pane simil fresco, che in realtà viene da pani decongelati, non accada più. Grazie.